Il 7 maggio, presso la sede di CNA Ferrara, un convegno dedicato al mondo dell'autoriparazione e agli autoriparatori. Di che si tratta? CNA, Unione Servizi alla Comunità di Ferrara, ha immaginato questo convegno per fare il punto sull'evoluzione tecnologica del mondo dell'automotive e per capire come si dovranno evolvere i mestieri dell'autoriparazione per riuscire a non perdere il posizionamento di mercato rispetto ad ora. Ci sono due interventi importanti che sono un po' il cuore, diciamo così, del convegno. Di che cosa parleranno? Avremo due relatori molto importanti per il nostro settore, Marco Ghettaz e Luigi Minen, che ci parleranno un po' dell'evoluzione delle motorizzazioni con la prospettiva dell'elettrificazione, ad esempio, con tutto quello che comporta sia a livello di infrastrutture che di necessità di manutenzione correlata. E poi parleremo anche di tecnologia applicata al mondo dell'automotive, non solo in tema di elettrificazione, ma anche dei famosi ADAS, i sistemi avanzati di assistenza alla guida. E poi parleremo di come si articolerà il nostro mercato di riferimento, come sarà il parco circolante e le sue necessità. Prima di questi due interventi è previsto un intervento di Alessio De Angelis, pilota di auto storiche e CEO di Promotor Auto Classic. Qual è il suo ruolo in questo convegno? Alessio, occupandosi di auto storiche, può darci uno spaccato delle origini dell'evoluzione tecnologica del mondo dell'automotive, perché per sapere dove si va bisogna sapere anche da dove si parte. Perché è importante essere aggiornati su tutti questi temi quando si fa quel mestiere lì, quello dell'autoriparazione, quindi gommisti, carrozzieri, centri revisione, meccatronici? È importantissimo sempre e comunque essere aggiornati per svolgere al meglio il proprio lavoro, a maggior ragione quando c'è un salto evolutivo come quello che stiamo vivendo che richiede anche un cambiamento di mentalità nell'approccio a svolgere il nostro lavoro e anche un cambiamento di attrezzature necessarie a svolgerlo, perché non si parla più di meccanica soltanto, ma anche di molta elettronica e anche addirittura di informatica. Infatti non si può più parlare di meccanico, ma di meccatronico e addirittura con una alta capacità informatica per poter fare manutenzione a dei veicoli che sono sempre più elettronici e hanno un maggior numero di dispositivi come appunto quelli per la sicurezza. C'è anche una partnership con quattro imprese che costituiscono i fornitori dell'auto riparazione. Vogliamo dire qualcosa anche su di loro? Sì, certo, proprio per questa occasione, visto il sempre maggiore impiego e la sempre maggiore necessità di attrezzature ad elevata tecnologia, abbiamo immaginato una sinergia tra il mondo dell'autoriparazione e imprese fornitrici di queste attrezzature come Autoluce, fornitore di strumenti diagnostici, come Autotest di Bologna, come MMB Software e anche Marani Manuele Impianti. Perché questo? Perché sempre più un'attrezzatura necessaria alle imprese già di oggi, ma soprattutto del futuro, che si dovranno confrontare con i veicoli elettrici, un'attrezzatura fondamentale sarà quella della dotazione di colonnine di ricarica per questi veicoli, non solo per chi farà manutenzione per i propri clienti, ma anche per chi deciderà di dotare le proprie imprese di veicoli commerciali elettrici. Ci sarà uno spazio espositivo? Sì, ci sarà uno spazio espositivo interno di queste aziende, diciamo fornitrici di queste attrezzature, a cui si potrà fare riferimento per tutti i dubbi e le informazioni, ma soprattutto ci sarà uno spazio espositivo all'esterno della nostra sala conferenze, dove ci saranno bellissimi motori, bellissime eccellenze del nostro settore dell'autoriparazione, dalle auto storiche alle auto elettriche, passando per i veicoli commerciali e non ultimo bellissime moto per uso stradale sportivo. Il convegno si terrà presso la sala conferenze della CNA di Ferrari il 7 maggio, sarà possibile seguirlo anche via Facebook sulla pagina della CNA di Ferrara a partire dalle 10, ci sarà anche un servizio di babysitting.
Sì, CNA Ferrara e con la collaborazione del Comitato Impresa Donna CNA Ferrara ha immaginato di attivare per eventi come questo anche un servizio gratuito di babysitting per favorire la partecipazione a momenti importanti di formazione tecnica e di aggregazione come questo e per consentire quindi a tutte le imprenditrici e gli imprenditori di conciliare al meglio la vita lavorativa con quella familiare.